boom di casi in queste ore, sono 24 i nuovi positivi al Covid di Molise, 10 alla casa di riposo Pistilli di Campobasso. L'Istituto Superiore di Sanità contatta la struttura per comprendere cosa sia accaduto. C'è una recrudescenza della pandemia in tutte le RSA, le parole del direttore sanitario Dentizzi, dobbiamo incrementare i test. E sono 38.846 molisani che non sono ancora vaccinati, 2.500 over 80. Il siero anticovid è sicuro, l'appello del professore Giancarlo Ripabelli, che ha realizzato uno studio molto interessante. Maggioranza in conclave per oltre 4 ore, non si riuniva da aprile. POS, comunali di Isernia, elezioni regionali tra gli argomenti affrontati dal centrodestra regionale. Delega all'onorevole Tartaglione per la convocazione del tavolo politico propedeutico alle prossime scadenze elettorali. Tentata rapina, violenza, sequestro di persona, questi reati per cui sono state arrestate 2 ragazze di Campobasso note nel giro della droga, che hanno tentato di rapinare un'anziana scagliandosi con ferocia contro di lei. Arancia meccanica, hanno definito l'episodio i carabinieri, e un pregiudicato sempre campobassano aggredito a calci e pugni 2 medici, fermato dalla polizia. Croce Rossa sfrattata a Termoli, interviene il sindaco Roberti. Sapevano da un anno di dover lasciare la struttura. A Campobasso il Consiglio Comunale vota per lo scioglimento di Forza Nuova e si prepara a celebrare i 100 anni di Michele Montagano, sopravvissuto ai lager nazisti. Infine lo sport, il basket. Il coach della Magnolia a Campobasso, Sabatelli, si gode la 4ª vittoria consecutiva e avvisa le sue ragazze. Testa alla gara con Lucca. Bentrovati, nuova edizione del TG di Teleregione. In apertura c'è l'emergenza coronavirus, perché nelle ultime ore si è registrata un'impennata di contagi in Molise, 24 nuovi casi con l'indice di positività che è al 3,4% e si teme l'esplosione di un nuovo cluster nella RSA di Duronia, perché è risultata positiva un'operatrice della struttura. Nelle prossime ore si procederà con i tamponi a tappeto a tutti i pazienti e al resto del personale, mentre sempre a Duronia sono risultati positivi, ma al test rapido, altri 4 operatori di un'altra struttura, cioè del centro psichiatrico. Il sindaco di Duronia, Michelino D'Amico, ha detto manteniamo alta la guardia. C'è poi anche la casa di riposo Pistilli sotto la lente. L'Istituto Superiore di Sanità ha contattato il direttore sanitario Mino Dentizzi per capire cosa sia accaduto. Oggi altri 10 positivi nella RSA. Sentiamo tutto. Boom di casi di Covid in queste ore in Molise, sono 24 i nuovi positivi rilevati dall'ASREM in seguito all'analisi di 691 tamponi con un tasso di contagiosità che è schizzato al 3,4%, impennata dovuta soprattutto all'ampliamento del focolaio scoppiato nella casa di riposo Pistilli di Campobasso. Nella struttura sono stati accertati altri 10 casi e al momento sono 28 le persone affette dal virus, tutte vaccinate, che si trovano all'interno. Complessivamente nel capoluogo sono 14 nuovi contagi, 3 invece a Casa Calenda, gli altri sono stati registrati a Termoli, Petacciato, Duronia, Gildone, Roccasicura, San Martino in Pensilis e Santa Croce di Magliano. Nessun ricovero, quindi sono sempre 6 pazienti Covid al Cardarelli, 5 in malattie infettive, 1 in terapia intensiva. Solo un guarito nelle ultime ore con gli attualmente positivi, che sono saliti a 100 in tutto il Molise, mentre in isolamento ci sono 2.280 persone. Il direttore sanitario della RSA Pistilli, Mino Dentizzi, ha rivelato di essere stato contattato dall'Istituto Superiore di Sanità in seguito all'esplosione del cluster. Siamo stati contattati anche dall'Istituto Superiore della Sanità, che è interessata a quello che sta succedendo, per avviare uno studio per sapere come sia potuto accadere una cosa del genere. A livello nazionale c'è una recrudescenza di contagi all'interno delle case di riposo, delle strutture residenziali per gli anziani e a livello degli operatori sanitari. Quindi è necessario che all'interno di tutte le case di riposo del Molise, ma non solo del Molise, periodicamente e nemmeno a troppo distanza, vengono fatti dei tamponi per bloccare sul nascere le eventuali diffusioni delle epidemia. Il geriatra ha sottolineato poi che i positivi sono tutti asintomatici, ma il problema è relativo anche al personale che deve garantire assistenza agli anziani e che scarseggia in questi giorni. Anche se abbiamo oramai 28 ospiti contagiati all'interno della struttura, questi ospiti sono totalmente asintomatici, quindi stanno bene compatibilmente alle loro condizioni di salute pregresse.
La situazione invece è un pochettino meno tranquilla dal punto di vista dell'assistenza e degli operatori, perché gli operatori oramai sono quasi una settimana che sono chiusi qui all'interno, stiamo lavorando per fare una turnazione, però abbiamo difficoltà a trovare operatori, perché molti degli operatori che dovevano rientrare per sostituirsi purtroppo hanno presentato un certificato di malattia. Ci sono 40.000 molisani ancora non vaccinati, il siero è sicuro, lo dice il professore Giancarlo Ripabelli, presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Molise, nonché direttore della scuola di specializzazione igiene e medicina preventiva dell'Unimol. Il professore ha realizzato uno studio molto interessante, ha lanciato un nuovo appello a vaccinarsi. Sentiamo tutto da Pierluigi Boragine. Lo studio del professore Giancarlo Ripabelli, effettuato insieme al Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute dell'Unimol, all'Istituto Europeo di Riabilitazione di Isernia e alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi del Molise e pubblicato dal Journal of Community Health, è basato su dati robusti, con una sorveglianza attiva su 350 persone, l'80% operatori della sanità, in prevalenza donne, di 5 istituti privati, 3 del Molise, 2 dell'Abruzzo. Lo studio racconta che 8 persone su 10 hanno avuto eventi avversi dopo l'inoculazione del vaccino Pfizer, ma si è trattato di eventi banali, lievi o molto comuni, tipo stanchezza, cefalea, fastidi, andati via entro poche ore, che non hanno richiesto né l'intervento del medico né l'ospedalizzazione. Più eventi avversi nelle donne, in particolare quelle più giovani, nessuna reazione anafilattica, nessun evento fatale, dati in linea con quelli dell'AIFA e numeri che dicono, senza timori di smentite, che il vaccino è sicuro e che bisogna lavorare di squadra per convincere gli indecisi, considerando che sono 38.846, il dato è aggiornato a ieri, i molisani che non hanno ancora ricevuto la prima dose, 2.500 over 80, quasi 3.000 tra 60 e 69 anni, 5.000 tra 50 e 59 anni, 8.000 tra 40 e 49 anni e che siamo in ritardo nella somministrazione della terza dose. Il vaccino è estremamente sicuro e che non c'è nessuna motivazione per cui le persone continuino a temere la vaccinazione. Oggi il vaccino è certo che è sicuro ed è certo che ci aiuta a non far circolare il virus, a non far comparire eventuali varianti e soprattutto a proteggere noi stessi ma anche le persone che frequentiamo. In sostanza, se andiamo a guardare quello che è la situazione in Molise, ci rendiamo conto che ci sono ancora percentuali relativamente elevate di persone che rifiutano il vaccino. Se guardiamo la fascia 50-59 anni, noi abbiamo circa 5.000 persone che non hanno ricevuto neanche una dose, circa 9.000 nella fascia 40-49, circa 8.000, 7-8.000 nella fascia 30-39 e così via. Però quello che secondo me è preoccupante è che oltre il 9% degli over 80 non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino. E questo è qualcosa che abbiamo segnalato più volte e che è necessario secondo me affrontare, perché proprio alla luce di quanto è successo in una casa di riposo qui in Molise possiamo dire con certezza che la vaccinazione protegge. Noi abbiamo tre condizioni, la vaccinazione, le malattie e l'età. La vaccinazione è una scelta e qualcosa che dobbiamo promuovere alla luce dei risultati. L'età non la possiamo modificare, le malattie spesso a quell'età sono delle malattie croniche, abbattuto il rischio di avere una malattia grave e di morire con un'infezione da SARS-CoV-2 negli anziani, resta un rischio residuo che però, vedete, viene gestito in maniera importante dal vaccino, perché al momento non abbiamo notizie di esiti infausti di questa vaccinazione. Vorrei ricordare l'ultima circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero, 8/10/2021, al secondo posto viene richiamata la necessità di somministrare la terza dose nel personale e negli ospiti dei presidi residenziali per anziani. È importante, molto importante, la vaccinazione in queste persone che sono a contatto con persone che comunque restano fragili e con i propri familiari quando tornano a casa, è fondamentale per continuare a mantenere bassa la circolazione di questo virus, e qualche segnale di innalzamento del numero di casi comincia a venire, andiamo incontro all'inverno, ma è fondamentale la vaccinazione se vogliamo uscire da questa benedetta pandemia entro la prossima primavera.
Per la politica parliamo del conclave della maggioranza regionale che c'è stato nelle scorse ore, una riunione fiume in cui si è parlato del piano operativo sanitario, della recente sconfitta del centrodestra alle elezioni di Isernia. L'onorevole Anna Elsa Tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia, è stata designata quale responsabile delle prossime convocazioni del tavolo, un tavolo che sarà propedeutico alle scelte per le prossime elezioni regionali tra un anno e mezzo. Sentiamo Nicola De Santis. Ieri sera si è riunita la maggioranza che sostiene il governatore Toma in consiglio regionale. Non accadeva ad aprile. All'epoca fu necessario il conclave per discutere del bilancio. La seduta si è aperta con la richiesta di chiarimenti di Cefaratti sul POS. Toma ha spiegato la ratio delle sue scelte difendendo la propria posizione. Il documento è stato solo adottato dal governatore, non predisposto. Il vero POS di Toma si avrà entro febbraio come conseguenza di una fase di consultazioni con tutte le parti in gioco. Dopodiché sarà sottoposto all'attenzione dei ministeri competenti. Il presidente della regione, per sommi capi, ha spiegato anche la situazione relativa alle associazioni che fanno riferimento al 118, annunciando un nuovo incontro per venerdì. L'avviso pubblico della ASREM, datato 4 ottobre, può comunque considerarsi superato. Alla riunione di ieri, come era lecito attendersi, mancavano Iorio e la Romagnuolo. Entrambi non sono stati invitati, ma ugualmente non avrebbero risposto all'invito. Vincenzo Niro, alla luce del risultato elettorale di Isernia, ha chiesto un confronto tra partiti. Ad Anna Elsa Tartaglione il compito di convocare il tavolo politico. Lo stesso Niro ha accusato Orgoglio Molise di non aver presentato liste alle ultime comunali. Cotugno si è difeso, spiegando che comunque il suo movimento ha partecipato attivamente alla campagna elettorale. L'intervento più impetuoso appartiene ad Andrea Di Lucente, che ha rivendicato un miglioramento della propria posizione in seno al Consiglio, in virtù di una dote rappresentata da 1.600 preferenze circa. L'intervento dell'esponente dei popolari è da leggersi alla luce delle imminenti rivoluzioni che riguarderanno alcuni enti importanti, ad iniziare da Sviluppo Italia. Anche l'assessore Cavaliere è parso insolitamente nervoso, perché teme che se la coalizione dovesse presentarsi spaccata ai prossimi appuntamenti elettorali, sarà sconfitta dagli avversari. I popolari hanno chiesto a Pallante di risolvere le controversie in Consiglio e in Giunta relative a Fratelli d'Italia. Pallante ha obiettato che tale problematica è da discutere sul costituendo tavolo politico e che non può essere materia di discussione in seno alla maggioranza. Infine Calenda e Micone, rimasti in religioso silenzio. Ma in politica, si sa, il silenzio talvolta vale più di mille parole. Ed ora la cronaca con il gravissimo episodio di violenza che è avvenuto a Campobasso, su cui stavano indagando i carabinieri. Oggi i militari dell'arma hanno arrestato due ragazze molto giovani di Campobasso, note nel giro della droga, che avevano tentato qualche mese fa una rapina e avevano sfogato una violenza inaudita su un'anziana. I carabinieri hanno definito questo episodio l'arancia meccanica di questi giorni in Molise. Sentiamo Andrea Vertolo. Percossa, malmenata e imbavagliata con il nastro adesivo per sottrarle denaro, tutto all'interno della sua abitazione di Via Marche. Queste le violenze subite da un'anziana donna di Campobasso che solo grazie alla sua tenacia è riuscita a sopravvivere alla furia della sua rapinatrice. L'episodio è accaduto lo scorso 31 maggio. Ad allertare i carabinieri è stata proprio la vittima che, grondante di sangue a causa della ferita alla testa, è riuscita in qualche modo a fare allontanare la malvivente. La chiusura delle indagini ha visto l'arresto questa mattina di due giovani donne, entrambe di Campobasso e rispettivamente di 27 e 24 anni, già note alle forze dell'ordine. Su di loro l'accusa di tentata rapina aggravata, che ha sancito per la 27enne la misura dell'arresto cautelare in carcere, mentre per la 24enne gli arresti domiciliari. Sullo sfondo la tossicodipendenza, entrambe conducevano l'attività di spaccio nel capoluogo. Agghiaccianti i dettagli dell'aggressione messa in atto, un piano studiato nel dettaglio. Le giovani hanno disattivato il contatore elettrico per far uscire l'anziana dalla sua abitazione. Una volta aperta la porta, la donna è stata immediatamente colpita e trascinata all'interno da una delle due giovani, mentre l'altra faceva da palo nascosta nel sottoscala. Non un caso l'individuazione della vittima. Le ragazze sapevano che l'anziana, vedova da qualche mese, aveva riscosso un'abbondante somma di denaro dalla
vendita di alcuni terreni e immobili. Per questo le indagini proseguono per l'individuazione di un eventuale informatore. Tutti i dettagli dell'operazione sono stati illustrati durante la conferenza stampa tenutasi nella caserma dei Carabinieri in via Mazzini. Da quello che ho potuto vedere io e da come si sono sviluppate le fasi dell'azione delittuosa, sicuramente un episodio che preoccupa, ha preoccupato, però dopo aver delineato bene i contorni dell'attività d'indagine e aver assicurato al carcere e ai domiciliari le due autrici dell'episodio, diciamo che ora possiamo raccontarlo nei dettagli, come ho fatto oggi, vi ho raccontato nel dettaglio, quelle modalità cruenti assolutamente lontane da un posto come questo, come Campobasso, che la cui popolazione è una popolazione mite, laboriosa, che obiettivamente sicuramente sarebbe stata scossa da questo episodio, anche se si fossero ripetuti episodi del genere. Ecco perché era importante assicurarle al più presto alla giustizia. La tossicodipendenza come sfondo? La tossicodipendenza sempre come sfondo, purtroppo è quella linea rossa che vi ho detto prima, che purtroppo matura, questo delitto matura proprio nell'ambito della tossicodipendenza, dello spaccio di sostanze stupefacenti, che porta alla ricerca di capitali facili per poter investire o nell'acquisto di sostanze stupefacenti e poi spacciarle, oppure proprio per l'acquisto di dosi per poter purtroppo farne uso. Fondamentale la reazione della vittima, una reazione che ha spaventato e ha sorpreso anche la persona che l'aveva aggredita. È riuscita addirittura a togliersi, a strapparsi dalla bocca anche il nastro isolante cui era stata nastrata, per evitare di urlare, anche per un discorso semplicissimo, perché lei aveva bisogno di respirare, quindi proprio per un primario esigenza vitale ha dovuto spostarsi il nastro isolante. Ma fondamentalmente la copiosa perdita di sangue è stata quella la causa, secondo noi, che ha fatto desistere velocemente e darsi la fuga alle due che hanno operato in questo contesto criminale. Accompagna la mamma alla guardia medica e poi picchia con calci e pugni i sanitari in servizio. Si tratta di un 34enne pregiudicato campobassano fermato dalla squadra volante della polizia. Accompagna la mamma in ospedale e aggredisce i sanitari della guardia medica, dandosi poi alla fuga. Protagonista del violento episodio, un 34enne di Campobasso, personaggio già noto alle forze dell'ordine, che all'improvviso ha scatenato la sua ira verso i medici, ritenendo che gli stessi non avessero curato abbastanza la madre. Eppure i sanitari avevano previsto l'immediato ricovero al pronto soccorso della donna che si era presentata in ambulatorio per perdite ematiche dal naso. Dopo aver valutato il quadro clinico, si stava procedendo al trasporto, quando il 34enne si è scagliato contro i due medici in servizio, colpendoli con calci e pugni. Ha dato in escandescenze, dandosi poi alla fuga e portando la madre con sé. È scattata immediatamente la chiamata al 113 e i poliziotti della volante, giunti sul posto nell'arco di pochi minuti, hanno individuato l'auto del ragazzo. Il veicolo era parcheggiato proprio davanti al pronto soccorso del Cardarelli. Il pregiudicato è stato quindi denunciato per violenza pubblico ufficiale. I carabinieri della stazione di Isernia hanno individuato il responsabile di una truffa online perpetrata ai danni di una donna della città Pentra, alla quale erano stati sottratti circa 1.000 euro tramite PostePay. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Isernia invece hanno denunciato per tentata rapina aggravata una donna di origini campane che in un negozio del capoluogo pentro, con la complicità di un'amica, aveva cercato di portar via merce posta in vendita per un valore di diverse centinaia di euro. L'aveva prelevata dagli scaffali, nascosta in una borsa al di sotto di un passeggino, e quando è stata scoperta da una dipendente si è data alla fuga, abbandonando il passeggino con la refurtiva. Al termine delle indagini, che sono state svolte dalla sezione operativa, tra le persone già note per il loro curriculum criminale e dopo l'esame delle immagini del sistema di videosorveglianza, la donna è stata identificata e denunciata. Ed ora veniamo alla vicenda che sta tenendo banco a Termoli in questi giorni, lo sfratto della Croce Rossa da alcuni locali del comune. Oggi nel merito è intervenuto il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. L'associazione sapeva già da tempo di dover andare via, precisamente da un anno. Noi non siamo un'agenzia immobiliare, sentiamo tutto. Io sono molto emozionata e mi viene proprio da piangere, perché molte sono le persone che si rivolgono a noi e quindi mi chiedo come faranno.
Sabato scorso le lacrime della presidente della Croce Rossa di Termoli, Anna Lucia Presutto, dopo aver ricevuto l'avviso del comune, 5 giorni di tempo per lasciare la struttura. A distanza di qualche ora e dopo tante polemiche, l'associazione assiste 1500 persone, la replica del primo cittadino Francesco Roberti. Il comune dice non può permettersi di aspettare ancora e di perdere i finanziamenti e l'appalto per la realizzazione del Museo del Mare e del Caffè Letterario. Ma io credo che siano sterili polemiche, perché la Croce Rossa a Termoli ha un'area di 4000 metri quadrati dati dal comune, dove già svolgono l'attività, ed è in via Amalfi. Quindi basterebbe semplicemente avere maggiore condivisione degli spazi, meno litigi e soprattutto più comunicazione tra i referenti regionali e quelli locali, perché questo è un finanziamento richiesto dal Comune di Termoli all'Europa nel 2018. Con questo intervento di 400.000 euro si doveva costruire nella ex Piazza Olimpia, dove c'erano i vigili urbani, questo Museo del Mare. In quel periodo i locali erano vuoti, sgomberi, quindi gli si è data la possibilità di appoggiarsi lì. Poi con il Covid non sono partiti i lavori, quindi è un anno che sono ben informati che questi lavori prima o poi dovevano partire. Ho anche suggerito a loro di poter mettere sempre in quell'area che già hanno a disposizione di 4.000 metri quadrati un ulteriore container dove possono svolgere tranquillamente la loro attività. Il sindaco invita al dialogo per cercare una soluzione, così come sarebbe avvenuto con l'associazione Città Invisibili. All'interno di quella struttura ci stanno anche i ragazzi della Città degli Invisibili che fanno e svolgono un egregio lavoro. A loro, che non avevano nessun'area, gli abbiamo individuato un'area verde dove possono anche loro installare una casetta di legno e svolgere le proprie attività. Questi ultimi hanno collaborato tranquillamente con l'amministrazione. L'amministrazione è sempre disponibile al confronto e al colloquio, però non può farsi carico di dare ad ogni associazione una struttura, altrimenti dovremmo aprire un'agenzia immobiliare e non è questo il nostro ruolo. Domani, mercoledì 27 ottobre, l'amministrazione comunale di Campobasso celebrerà i 100 anni di Michele Montagano, cittadino benemerito del capoluogo. Ci sarà una cerimonia nella sala del consiglio di Palazzo San Giorgio a partire dalle 11, che sarà possibile seguire in streaming, e per evitare il sovraffollamento della sala, dove ci sarà la presenza dei familiari, delle autorità civili e militari e dei capigruppo del consiglio comunale, si potrà poi incontrare il dottor Montagano intorno alle 11.30. Ricordiamo che Montagano, nato nel 21, fu ufficiale di complemento degli alpini, venne internato nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e all'unanimità il 5 dicembre 2019 il Consiglio Comunale di Campobasso gli conferì la cittadinanza benemerita. La pergamena poi gli venne consegnata in occasione della giornata della memoria 2020. Oggi peraltro il Consiglio Comunale di Campobasso, che si è riunito per la prima volta in modalità mista, quindi online e in presenza, a distanza e in presenza, ha approvato col voto di tutti i presenti la mozione che era stata presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Antonio Vinci Guerra circa la richiesta di scioglimento di Forza Nuova, istanza che prese vigore dopo i fatti del 9 ottobre di Roma, quando gruppi neofascisti assaltarono la sede della CGIL e misero a ferro e fuoco il centro della capitale. Ed ora torniamo a parlare dell'inaugurazione della sala della protezione civile nel comando della Polizia Stradale di Campobasso. Per l'occasione in città è arrivato il sottosegretario all'interno Sibilia, sarà un presidio di raccordo con la prefettura per intervenire nelle emergenze. Un nuovo presidio dello Stato che garantisce sicurezza e prontezza nelle emergenze. La sala della protezione civile, inaugurata nel comando della Polizia Stradale di Campobasso alla presenza del sottosegretario all'interno Carlo Sibilia, del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, la prefetta Laura Lega, del numero 1 nazionale dei Vigili del Fuoco Guido Parisi, oltre che delle autorità locali. Aperto ai battenti, quindi, quello che sarà un punto di raccordo con la prefettura e di coordinamento degli interventi. Un luogo che incrementerà l'efficienza di uno
staff, quello del Corpo di Protezione Civile, competente, sempre pronto ad affrontare qualsiasi situazione, come è stato ancor più evidente nella fase clou della pandemia. Il sottosegretario Sibilli ha parlato di quanto sarà prezioso anche nel gestire una delle problematiche del territorio molisano, il dissesto idrogeologico, ma occorre sinergia tra tutte le parti in causa. Noi abbiamo fatto un lungo discorso di questo tipo nelle varie finanziarie che hanno succeduto, i governi Conte 1, Conte 2 e anche il Draghi 1 andato in questa direzione. Ci sono i fondi del Rigenera Italia per i comuni, rigenerazione urbana, fondi per la messa in sicurezza sul dissesto idrogeologico, però non dobbiamo soltanto pensare che stanziare i fondi e abbiamo risolto tutti i problemi. Bisogna poi lavorare sulle progettazioni e i comuni devono essere attenti a cogliere tutte queste opportunità. L'inaugurazione della sala operativa integrata ci dà proprio la dimensione di quanto sia importante lavorare di squadra e farlo in sinergia. Al termine dei vari interventi, i vigili del fuoco hanno mostrato alcune attrezzature già installate nella sala operativa che permetteranno un'organizzazione più efficace nell'intraprendere decisioni condivise e nella fase di intervento, quali ad esempio le cartografie digitali. L'arrivo dei fondi del PNRR dovrà mantenere alta l'attenzione degli organi di governo, visto l'alert della direzione antimafia sul rischio che le organizzazioni criminali vogliano mettere le mani su quei soldi. Dall'inizio dell'emergenza della pandemia stiamo monitorando con tutti i livelli di attenzione più alti ogni singolo centesimo che viene distribuito. È evidente che dobbiamo avere un'attenzione alta, ma non per questo non dobbiamo ripartire, appunto. Anzi, la sfida è proprio questa, ripartire in sicurezza. Fino adesso abbiamo alcune misure in campo che stanno dando dei grandi risultati, come ad esempio quella del superbonus che citavo prima, che consente anche alla gente di poter ristrutturare i propri immobili anche con il senso di risparmio energetico, nella migliore sicurezza verso il dissesto idrogeologico, e questo è un segnale tangibile di cosa si può fare per ripartire. È un inizio, ma è un inizio convincente che può effettivamente darci il là per il futuro più serio, più sicuro, e dopo una pandemia è proprio il caso di dire che è il momento di rialzarci. Ed è il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per mercoledì 27 ottobre. Si rinnovano le condizioni di tempo instabile sul Molise, con piogge e rovesci sparsi in attenuazione nel corso della serata, venti deboli, mare molto mosso. Queste le temperature nei maggiori centri della regione: Campobasso minima 10, massima 14, Isernia minima 13, massima 18, Termoli minima 14, massima 18, Venafro minima 13, massima 17 gradi. Solo qualche istante di pausa, adesso non andate via, tra poco la pagina sportiva. Eccoci di nuovo insieme per parlare di calcio di Lega Pro. Dopo il pari col Picerno, il Campobasso è concentrato sul prossimo match a Messina. Intanto mister Cudini ai nostri microfoni ha parlato della scelta di provvedere a un turnover importante. Il Lupo ha avuto paura di vincere, di sfatare il tabù Romagnoli e di portare a casa altri tre punti salvezza, ma c'è anche il rovescio della medaglia. È arrivato un risultato positivo, il secondo consecutivo, dopo l'esploit di Torre del Greco. E chi è stato chiamato in causa, Vedi e Maurizio, ha risposto presente con una prestazione di livello. Cudini ha scelto di fare turnover, spiazzando gli addetti ai lavori. Chi pensava che avrebbe riconfermato l'11 che nel turno infrasettimanale si era imposto in esterna, scelta che ha dimostrato che il Campobasso non ha solo 11 titolari e che in panchina ci sono le risorse tecniche per affrontare un campionato lungo e impegnativo. Devo dire, ho avuto buone indicazioni, soprattutto perché c'era qualcuno che non aveva mai giocato dall'inizio e qualcuno aveva giocato spezzoni di partita, quindi non tutti sicuramente erano alla pari degli altri che hanno giocato di più. Sono molto contento di quello che hanno messo in campo, ripeto, soprattutto il primo tempo. Sai, cambiare tre undicesimi magari in una formazione, a volte non sempre si riesce a trovare le stesse geometrie o le stesse situazioni, no? Però sono contento di quello che hanno dato e dell'approccio e dell'impegno che hanno messo in campo. Poi dopo è normale, alla lunga la stanchezza un po' si fa sentire,
tre partite in una settimana si fanno sentire con dei ritmi alti che abbiamo avuto mercoledì scorso a Torre del Greco. Oggi è normale, non potevamo pretendere una partita a mille all'ora, questo lo sapevamo. Proprio per questo dovevamo essere molto attenti su quelle situazioni che si può stare, bisogna essere molto più attenti di calci piazzati. La prestazione offerta contro il Picerno ha evidenziato, qualora ce ne fosse bisogno, la centralità di Francesco Bontà nel progetto tecnico. Cavallo pazzo, lo sosteniamo da tempo, è uno dei pochi insostituibili della combriccola rossoblu. Per fortuna contro il Messina, prossimo avversario di Rossetti e soci, tornerà a comandare in cabina di regia dopo aver scontato un turno di squalifica. Intanto sono ripresi gli allenamenti nel quartier generale di Vinchiaturo. Cudini e il gruppo alle prese con gli errori commessi domenica e già concentrati sul prossimo impegno in Sicilia, uno dei tanti scontri diretti che il Campobasso non può permettersi il lusso di perdere. Parliamo ora di pallacanestro femminile. Soddisfatto per il percorso che ha avviato sin qui la Magnolia, ma è già proiettato al prossimo match. Coach Mimmo Sabatelli, allenatore dei Fiori d'Acciaio, che al microfono di Francesco Presutti ha parlato dell'ultimo match, quello vinto contro il Sassari. Complimenti Mimmo, un inizio di campionato davvero entusiasmante. E tranne il primo quarto, poi piano piano avete dilagato e hai avuto modo proprio negli ultimi minuti anche di far gustare, tra virgolette, questa serata alle giovanissime. Ma sì, ripeto, non si può sempre essere al 100% o le cose non possono sempre andare come uno le prepara, quindi ripeto, siamo partite un po' così nel primo quarto, loro sono state brave, però voglio dire, è stato un primo quarto abbastanza equilibrato. Poi questa squadra ce l'ha nel DNA, perché ho un gruppo di ragazze fantastiche che stanno lavorando da agosto, che quindi voglio dire non si tirano mai indietro, che danno sempre il massimo. Ci possono essere dei momenti in cui le cose vanno più o meno bene, però poi alla fine, alla distanza, queste ragazze sono uscite, hanno fatto una prestazione incredibile a livello difensivo e poi tutto è stato più facile in attacco. Io, se ho la possibilità di poter far giocare anche un po' di più le piccole, lo devo fare, perché ho sempre detto che oltre alle senior noi abbiamo delle ragazzine che vogliono il loro spazio, si allenano per quello. Adesso è cominciato anche il campionato di Serie B, ieri hanno fatto una grande prestazione con una vittoria esterna, quindi se è possibile le devo tenere in campo, perché è giusto anche per loro ripagare tutto il lavoro che fanno. Tanto pubblico stasera Mimmo, anche delle iniziative importanti come quella contro il femminicidio, quindi anche nel sociale siete veramente il top, e 5 in doppia cifra, questo la dice lunga. A un certo punto abbiamo assistito ad un bel duello tra la Shepard e la Gray per quanto riguarda la miglior realizzatrice, poi l'ha spuntata la Gray con 25 punti. Sì, allora, per quanto riguarda le iniziative, noi abbiamo una società fantastica, io non faccio, appena posso lo dico sempre, abbiamo una società che non ci fa mancare nulla, che è attenta a tutto, attenta al pubblico, attenta alle iniziative, attenta al sociale, quindi siamo orgogliosi di avere questa società, perché veramente credo che in Italia ce ne siano poche, e di queste vittorie la dedichiamo soprattutto anche alla società. Per quanto riguarda noi abbiamo delle giocatrici che comunque sono importanti, è inutile negarlo. Rescianda è una giocatrice che stiamo pian piano inserendo, stasera ha fatto un gran passo avanti ed è una giocatrice di livello assoluto, ma sarebbe riduttivo parlare solo di lei o di Robin o di chi è andato in doppia cifra, Flo o chi ha, perché ripeto, ognuno ha messo il proprio mattoncino. Io ho sempre detto che la nostra forza deve essere la squadra, quindi la squadra vuol dire che, e l'ho detto anche altre volte, che anche chi in panchina esulta su ogni canestro o incita ha messo il suo mattoncino, anche se non scende per niente in campo. Quindi posso dire che sicuramente ho a disposizione una grande squadra composta da grandi ragazze e da grandi atlete. Per quanto riguarda il pubblico, finalmente devo dire, ritroviamo il nostro meraviglioso pubblico, perché lo sport senza pubblico è triste. Venivamo da 2 anni così,
bui. Stasera rivedere tutta questa gente ci ha riempito di orgoglio, ha gioito con noi, ci è stata vicino, il nostro sesto uomo in campo. L'augurio è quello di arrivare al 100%, perché io sono convinto che questo palazzetto si possa riempire ancora di più. Ed ora sul cammino della Magnolia c'è Lucca. Sì, adesso come dico sempre alle ragazze, stasera e domani è giusto che le ragazze si godano questa importante vittoria. Da martedì testa a Lucca, sapendo che per noi nulla sarà facile, che sia Lucca, che sia Broni, che sia Schio, sia Venezia. Quindi sappiamo che dobbiamo lavorare, ma ripeto, un gruppo di ragazze fantastiche che so che non faranno questo errore di abbassare la guardia. Torniamo al calcio, ma a quello regionale, parliamo di promozione. Francesco Presutti ha intervistato anche Enzo Nunziata, che è l'allenatore della Juvenes, e che ha analizzato un po' l'ultimo match, quello finito con la sconfitta patita dallo Spinete. Enzo, ti vedo un po' così, un po' di rammarico anche per il palo che poteva dare il pari in questa gara con lo Spinete. Sì, sicuramente non è facile gestire una sconfitta del genere. È vero che siamo abituati, perché ti dico, spesso perdiamo partite di questo genere. Il problema è che stanno diventando tante e poi le perdiamo tutte per errori individuali, bisogna riconoscerlo. È vero, siamo ragazzi e quindi sappiamo che paghiamo dazio per quanto riguarda l'esperienza, però continuando così rischiamo di vanificare quanto di buono poi facciamo in settimana quando ci alleniamo, perché non siamo una squadra che è caratteriale e quindi nell'eventualità si trovasse in situazioni di classifica brutte magari potrebbe essere capace di tirarsi fuori, ecco. Quindi noi dobbiamo cercare di far punti, onestamente queste sono tutte squadre che si sono dimostrate al nostro livello, ecco. Però bisogna anche dire che alla fine le abbiamo perse tutte, tranne quella di Isernia, e questo ti fa capire che dobbiamo crescere, ma crescere immediatamente, perché altrimenti faremo fatica davvero. Ecco, una squadra giovane, Enzo, si esalta facilmente ma si demoralizza altrettanto facilmente. Esatto, è proprio quello il problema, che noi adesso non facendo risultato stiamo un pochino cadendo in un piccolo tunnel dal quale dobbiamo obbligatoriamente rialzarci, perché se no facciamo fatica proprio a trovare fiducia in noi stessi. I ragazzi sono molto abbattuti, è normale, bisogna andare avanti, perché lo sapevamo che sarebbe stato difficile. È evidente che non pensavamo neanche che potesse andare così, in questo modo. C'è da dire che la fortuna non ci aiuta mai, non c'è un pizzico di fortuna, però è anche vero che la fortuna te la devi andare un po' a cercare. Noi invece troppo spesso facciamo errori banali e dove poi gli altri ci puniscono, ecco. Quello della Juvenes, Enzo, è un progetto che punta molto sui giovani, e dobbiamo dire che anche in promozione nelle altre squadre ci sono giocatori di una certa età con tasso di esperienza notevole. Questo lo sapevamo, che avremmo pagato dazio da questo punto di vista, però dobbiamo, pian piano si spera, il nostro progetto era quello, che questi ragazzi diventino in tempi più o meno brevi gli esperti delle altre squadre, visto che stanno adesso affrontando, siamo già alla settima partita, quindi adesso potrebbe già avere, ognuno di loro può avere un briciolo di esperienza alle spalle. Certo, non sono tante, però il progetto è questo, quindi bisogna fare in fretta, non abbiamo tutto questo tempo da poter aspettare, perché altrimenti rischiamo, come ti dicevo, di cadere in un tunnel dal quale poi sarà difficile rialzarsi. Ultima cosa, Enzo, prossimo turno con Don Chisagnone, e volevo un tuo giudizio a questo punto del campionato, anche se siamo alle battute iniziali, su questo raggruppamento, su questa promozione. Guarda, come la vedo io, c'è un raggruppamento dove ci sono 5-6 squadre esperte e nettamente superiori, poi tutto il resto secondo me più o meno si equivalgono, la differenza la può fare veramente la singola partita o la singola giocata, perché io credo che da quelli che stanno immediatamente al di sotto delle 5-6 squadre, Gioiese, Petacciato, Turris, Campomarino e San Pietro in Valle, poi il resto siamo più o meno tutti uguali, però è normale che c'è una bella differenza fra noi che siamo a 3, magari una squadra che si trova a 9 o 12 punti, perché magari un paio di partite le ha vinte anche, non dico rubacchiando, però magari andando a prendere il punto, la vittoria, dove magari non meritava. Noi invece questo non lo facciamo mai e ci troviamo magari a 3 punti. Nel salone d'onore del CONI
a Roma si è tenuta la premiazione dell'Associazione Pallavolo Campobasso, scelta in Molise nell'ambito di una call to action lanciata da Estra per il suo impegno nel promuovere lo sport come strumento di responsabilità sociale. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia di premiazione del premio giornalistico Estra per lo sport, raccontare le buone notizie, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò, del presidente del CONI Molise Vincenzo D'Angelo, di Francesco Macri, presidente di Estra S.P.A. e di Gianfranco Coppola, presidente dell'USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana. È tutto per questa edizione che potete rivedere online tramite il sito www.teleregionemolise.it. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento di serata. Arrivederci.